Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia. Vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi fra le tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, mettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto la tua mano materna guidare tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà. E così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 13, 8 novembre 1921. Trovandomi nel solito mio stato, il mio sempre amabile Gesù si è fatto vedere che prendeva una luce che stava nel mio interno e se la portava via. Io ho gridato: Gesù, che fai? Mi vuoi lasciare all'oscuro? E lui con tutta dolcezza mi ha detto: figlia mia, non temere, mi porto la tua piccola luce, ti lascio la mia. Questa tua piccola luce non è altro che la tua volontà che, essendosi messa di fronte alla mia, ha ricevuto il riflesso della mia volontà, perciò si è fatta luce. Io me la porto per farla girare, la porterò nel cielo come la cosa più rara e più bella. Qual è la volontà umana che ha ricevuto il riflesso della volontà del suo creatore? La farò girare tra le divine persone affinché ricevano gli omaggi, le adorazioni dei loro riflessi, solo degni di loro. E poi la mostrerò a tutti i santi affinché anche loro ricevano la gloria dei riflessi della volontà divina nella volontà umana. E poi la farò scorrere su tutta la terra affinché tutti prendano parte a sì gran bene. Io subito ho soggiunto: amore mio, perdonami, credevo che mi volevate lasciare all'oscuro. Perciò ho detto: che fai? Ma quando si tratta della mia volontà, portala pure e fa quello che vuoi. Ora, mentre Gesù portava questa piccola luce nelle sue mani,
Non so dire quello che succedeva, mi mancano i vocaboli per esprimermi, solo ricordo che la piccola luce la metteva di fronte alla sua persona e la piccola luce riceveva tutti i suoi riflessi in modo che formava un altro Gesù. Ed ogni qualvolta la mia volontà ripeteva gli atti, tanti Gesù si moltiplicavano. Ed il mio Gesù mi ha detto: "Vedi che significa vivere nel mio volere? Moltiplicare la mia vita, quante volte si vuole ripetere tutto il bene che la mia vita contiene." Dopo ciò stavo dicendo al mio Gesù: "Vita mia, entro nel tuo volere per potermi distendere in tutti e da tutto, dal primo all'ultimo pensiero, dalla prima all'ultima parola, dalla prima all'ultima azione e passo che si sono fatti, si fanno e si faranno. Voglio suggellare tutto col tuo volere affinché riceva da tutto la gloria della tua santità, del tuo amore, della tua potenza, e tutto ciò che è umano resti coperto, nascosto, improntato dal tuo volere. A ciò nulla, nulla resti d'umano in cui tu non riceva gloria divina." Ora, mentre ciò facevo, il mio dolce Gesù è venuto tutto festante, accompagnato da innumerevoli beati, e lui mi ha detto: "Tutta la creazione mi dice gloria mia, gloria mia." E tutti i santi hanno risposto: "Ecco, Signore, che vi diamo di tutto gloria divina." Si sentiva un eco da tutte le parti che diceva: "Di tutto vi diamo amore e gloria divina." E Gesù ha soggiunto: "Beata tu sei, e tutte le generazioni ti chiameranno beata. Il mio braccio farà opere di potenza in te, sarai il riverbero divino, che riempiendo tutta la terra mi farà riscuotere da tutte le generazioni quella gloria che mi negano." Io sono restata confusa, annientata nel sentire ciò, e non volevo scrivere. Lui, carezzandomi, mi ha detto: "No, no, lo farai. Ciò che ho detto servirà per onore della mia volontà. Ho voluto io stesso rendere l'omaggio giusto che si conviene alla santità nel mio volere. Anzi, ho detto nulla a confronto di quello che potrei dire." Bene, fermiamo qui anche oggi la lettura, perché nel brano che abbiamo appena ascoltato, anche questo di non facilissima comprensione, c'è un altro aspetto fondamentale. Ieri ne abbiamo visto uno, quale quello del primato, l'importanza assoluta della vita interiore, del rapporto interpersonale tra l'anima e Gesù. Oggi qui c'è un aspetto particolarissimo della vita nella divina volontà che si può sintetizzare nel compito, diciamo così, che ha l'anima che vive nel divino volere di rifare quello che Gesù ha fatto, moltiplicandolo per riportare a Dio tutta la creazione e tutte le creature, in condizione però di dargli quella gloria che avrebbero dovuto dargli e che non gli hanno dato. Ecco, può sembrare un pochino complesso, un pochino anche contorto, diciamo così, questo pensiero, ma vedremo subito che così non è. Allora, per comprendere bene questo passo, ecco perché a suo tempo feci quel ciclo di catechesi sistematiche, che per chi vuole introdursi al mistero della Divina Volontà mi permetto di suggerire e di consigliare l'ascolto. Si chiama Il dono della Divina Volontà ed è disponibile sia in una playlist di YouTube che come podcast, sia sul mio sito che su iTunes, dove c'è proprio un podcast con questo nome. Allora, per comprendere quello che Gesù dice bisogna fare alcuni passaggi previ. Sono tutte quante cose che Gesù rivela a noi attraverso questi scritti. Rivela significa che in maniera così chiara ed esplicita, prima che Gesù ne parlasse, non lo sapevamo, anche se in teoria, spremendo bene le meningi illuminate dallo Spirito Santo, ci si sarebbe potuti arrivare, ma insomma con una
non lieve difficoltà, tant'è vero che Gesù stesso spiega che tanti fior di santi, insomma, straordinari santi che hanno costellato, ecco, il cielo stupendo di Santa Madre Chiesa, non c'erano arrivati, anche se qualcuno, almeno da un punto di vista pratico, si era molto avvicinato, addirittura forse si era già affacciato oltre la soglia dell'ingresso, insomma, questa è una mia opinione personale, che un San Francesco, con quello che ha fatto, insomma, specialmente nel rapporto con la creazione, di fatto ha cominciato a vivere alcuni aspetti della vita nella divina volontà. Quali sono questi antecedenti per comprendere questo passo? Il primo è la creazione di Adamo. E attenzione, nella creazione di Adamo c'era il progetto di Dio su tutta l'umanità, cioè quello che Adamo avrebbe dovuto fare perfettamente senza intoppi, sarebbe dovuta essere la vita di ogni essere umano, la vita terrena di ogni essere umano. In due parole, che cos'è? L'Eden terrestre. L'Eden terrestre consiste nella condizione straordinaria di grazia soprannaturale e preternaturale che Adamo viveva e che la Chiesa ci insegna, più un surplus, ecco, che è quello che Gesù ci manifesta, che era il compimento di tutti gli atti fatti da Adamo nella divina volontà. Cosa vuol dire compiere un atto nella divina volontà? Vuol dire ridare a Dio quella stessa gloria che lui ha manifestato e ha dato creando. L'uomo è il capolavoro della divina volontà. Io, te che stai ascoltando questa meditazione, ricorda e ricordiamo che sono un prodigio della divina volontà in tutto il mio essere, nel corpo, nel prodigio del corpo umano. Se uno si mette a studiare l'anatomia e tutta la bellezza di quello che siamo, la perfezione assoluta di ogni minima parte del nostro corpo, di un minimo atomo, di una minima cellula, rimane a occhi strabilianti. E sono una congerie di atti perfettissimi della divina volontà. Non parliamo poi della nostra anima. Allora, quando la divinità esce fuori di sé, fa uscire fuori di sé la sua gloria, la perfezione assoluta con cui compie ogni opera. Ecco. La creatura intelligente, quali siamo noi esseri umani, da se stessa, fosse anche perfettissima, come lo era Adamo nella sua giustizia originale, non può restituire a Dio in ricambio di gratitudine la sua stessa gloria, semplicemente perché è un ente limitato e finito. D'accordo? E quindi che cosa aveva fatto Dio? Gli aveva dato in dote la sua stessa volontà divina, che oltre ad essere principio e fonte di una felicità immensa e senza fine anche in questo mondo, era anche il principio costitutivo di tutti i suoi atti, in modo tale che ogni cosa che Adamo facesse, avendo la vita della divina volontà in sé, compresi gli atti incoscienti, il respirare, il camminare, eccetera, erano atti divini che rendevano a Dio la gloria che gli è dovuta. E non soltanto questo, Adamo era capace di riconoscere in ogni essere della creazione, in ogni minimo atto, dall'aria che respirava, al fiore che guardava, al leone che gli stava vicino, tutte le cose che vedeva, i ti amo di Dio, e quindi era capace di ognuno di queste cose di rendere sempre nella divina volontà a Dio la gratitudine e la gloria che gli era dovuta per lui e per tutti quelli che sarebbero stati i suoi discendenti, sempre operando grazie e nella divina volontà. Che succede? Questa cosa si spezza col peccato originale. Non soltanto, come la Chiesa ci insegna, Adamo perde tutti i doni soprannaturali, tutti i doni preternaturali, e rimane vulnerato nei volti, nei doni naturali: intelletto oscurato, volontà indebolita, passioni impazzite e tutte quante le cose che sappiamo anche dalla nostra esperienza empirica. Ma perde il dono della divina volontà, quindi tutti quanti i suoi atti cominciano a diventare, oltre che imperfetti, anche meramente umani. E tutte le generazioni dopo Adamo, tutte, cosa sono? Poveri uomini. Poveri uomini, che per quanto possano essere buoni,
Numero uno, sono sempre imperfetti e numero due, sono sempre limitati e umani. Allora, che succede per capire, no? L'uomo creato, non lo so, 1500 anni fa in Egitto, per esempio, d'accordo? L'anima di un egiziano vissuto 1500 anni fa in Egitto. Quell'anima è un atto della divina volontà, una manifestazione della gloria divina, così come quel corpo, così come quella vita umana. Ora, quella vita umana, domanda, ha reso a Dio la gloria che gli è dovuta? Che gli è dovuta? Ma quello neanche lo sa che Dio, che esiste il Dio vero, non è un egiziano di 1500 anni fa, no? Facciamo di 3500 anni fa, quindi quelli che opprimevano gli israeliti al tempo poco prima di Mosè. Andiamo a 3500, d'accordo? Allunghiamolo un po'. No, che non, cioè, non sapevo manco che esisteva, adoravano tutti quanti il sole, le cose, tutte quante le divinità strane dell'Egitto. E quindi che succede? Succede che c'è una vita umana, quindi una manifestazione sublime della gloria di Dio, che numero uno, questa sublimità è perduta, non si vede più quasi per niente, numero due, non restituisce a Dio come dovuto la gloria che gli è dovuta. Non so se riesco a farmi spiegare. Così indefinitamente, allora che cosa succede? Arrivano due sulla terra, che sono la Madonna e Gesù. Che cosa fanno sulla terra? Questa è la grande rivelazione. Hanno Gesù per natura e Maria per grazia di nuovo il dono della divina volontà, e quindi non soltanto loro conducono una vita perfettissima nella divina volontà, non soltanto loro soffrono pur non essendovi tenuti per dover riparare e redimere l'umanità intera, questo lo sappiamo da sempre, d'accordo? Gesù come redentore, la Madonna come corredentrice, ma che cosa fanno? E questo ce lo dice Gesù negli scritti. Si prendono l'incarico nella divina volontà che è eterna di rifare tutti gli atti di tutte quante le creature, perché la vita di quell'egiziano, che è soltanto una tra i miliardi di vite di cui abbiamo parlato, prendendola come propria nella divina volontà e facendola come propria e sostituendosi, diciamo così, spiritualmente, ovviamente a lui, nella divina volontà, restituisca però a Dio la gloria che gli è dovuta. Quest'operazione che già Gesù e Maria hanno fatto per tutti, anzitutto noi dobbiamo imparare primo a beneficiarne, cioè a farla nostra, e quindi rifare gli atti nella divina volontà, quelli del passato, e per quanto riguarda quelli del presente, cercare di farne il più possibile per noi. Ma siamo partecipi anche di cosa? Di questo ufficio che Gesù e Maria hanno svolto. E qual era? Quello che lui si è fatto. Anche noi entrare in questo processo, diciamo così, non soltanto di restaurazione, ma di divinizzazione e di riparazione di tutto il creato, e fare quello che ha fatto Luisa. Quindi rileggiamo con questo background quello che Luisa sta facendo. Vita mia, entro nel tuo volere. Attenzione, eh? Per potermi distendere in tutti e da tutto, attenzione, dal primo all'ultimo pensiero, dalla prima all'ultima parola, dalla prima all'ultima azione e passo che si sono fatti, si fanno e si faranno. Questa operazione è facilissima, basta entrare, perché la divina volontà contiene tutto, d'accordo? Cioè, ecco perché è una cosa talmente grande che dovremmo, insomma, come dire, meravigliarci di stupore, ma non ci sono parole per esprimere, soltanto a nominarla dovremmo, come dire, santamente rabbrividire, in senso buono, nella coscienza di stare dinanzi ad un qualcosa di immensissimo, no? Siccome tutte le vite di tutti gli esseri umani, tutti i pensieri, tutte le parole, tutte le azioni, tutti i passi, tutti i palpiti sono in atto, come in un unico punto presente, vivi e presenti nella divina volontà, che cosa faccio? Mi distendo in tutti e da tutto. E che cosa faccio con tutti questi pensieri, parole, passi che ho raggiunto nella tua volontà? Voglio suggellare tutto col tuo volere, cioè prendo la tua volontà e la metto io.
in ogni pensiero, in ogni parola, in ogni azione, in ogni passo di tutte le creature presenti, passate e future. Perché? Affinché riceva da tutto, vedete, la gloria della tua santità, del tuo amore e della tua potenza. E tutto ciò che è umano, attenzione, resti coperto, nascosto, improntato dal tuo volere. A ciò nulla, nulla resti di umano in cui tu non riceva gloria divina. Questo non coinvolge soltanto, non so, le persone che non hanno mai conosciuto la Chiesa, i membri delle altre religioni, gli atei. Questo, diciamo, lo capiamo anche con una certa facilità, perché questi non stanno neanche in grazia. No, questo coinvolge anche i santi. E dobbiamo dirla questa cosa qui, tremando, ma Gesù lo spiega negli scritti. Perché anche i grandissimi eroi, degni di ogni venerazione, a cui dobbiamo veritare che sono molto superiori a noi, avendo Adamo perso il dono della divina volontà, quindi con la redenzione, d'accordo? Aver ricevuto la redenzione significa aver ricevuto il perdono dei peccati e la grazia santificante per reiniziare a vivere una vita di conformità alla volontà di Dio, il primo passo. Ma il dono della divina volontà non è ancora stato restituito alla razza umana in quanto tale. Ha cominciato a, come dire, ad essere restituito al genere umano a titolo personale, cominciando da Luisa Piccarreta, circa un centinaio d'anni fa, cioè 1900 anni dopo la redenzione. Quindi i santi che sono vissuti prima di questo rinnovato dono, o quelli che anche attualmente vivono la santità non nella divina volontà, ricevono un beneficio da queste operazioni interiori. Perché? Ce lo dice Gesù stesso. Tutti i santi hanno risposto: ecco Signore, che vi diamo di tutto gloria divina a questo atto di Luisa. E Gesù, tutto felice, tutto festante, accompagnato dai innumerevoli beati, andare a dirgli: tutta la creazione mi dice gloria mia, gloria mia. Capiamo? Quindi questo è anche il fondamento di tutti quanti i giri che in continuazione si fanno, e una vita, diciamo così, che comincia ad essere, chiamiamola, matura nella divina volontà, queste operazioni che sembrano complicate, sembrano difficili, no? Perché uno dice: ma tutte queste cose, vado nella divina volontà, entro, mi distendo, poi riporto, non capisco bene. Non è tanto difficile, ecco. Ma questo poi diventa, come dire, sempre più spontaneo. Cioè, dovunque uno si gira, in ogni istante, che io adesso sto parlando, parlare è un meccanismo perfetto, è un miracolo di una serie di cose che soltanto la divina volontà, la mente impressionante di Dio poteva fare. Cioè, io parlo perché il mio intelletto pensa, tra l'altro, essendo adesso ancora nel corpo, il cervello fa la parte sua, sia nel pensiero che nell'elaborazione poi della parola, ma la parola diventa voce, voce tra l'altro articolata. Io tra l'altro sto parlando italiano, non sto parlando francese o inglese, pensiamo a quante lingue che ci stanno, insomma, no? Il paradiso le conoscono tutte, ma noi no, per impararci una lingua facciamo fatica. E questo perché? Per quel miracolo che dentro la gola ci stanno le corde vocali, capite anche che vengono azionate da una serie, io qui devo essere generico perché non sono un esperto in anatomia, quindi ho una conoscenza rudimentale di queste cose, però è un prodigio questo qui, no? E di questo, va, tutti questi qui sono tutte quante in sé manifestazioni della perfezione della divina volontà che ci circonda dappertutto, d'accordo? E allora io posso dire: Gesù mio, ci metto un mio ti amo in questo prodigio. Metterci un mio ti amo nella divina volontà significa istantaneamente rendere al Signore la gloria e il ringraziamento, perché io sto parlando, cioè speriamo non a vanvera, ma sto comunque parlando, e questo è un prodigio, questo qui.
Ma questo vale dappertutto, vale quando vediamo il sole, vale quando vediamo il cielo, vale se passeggiamo e vediamo alberi, fiori, uccellini che cantano, e, che ne so, insetti, fiumi che scorrono, laghi della montagna, mari, tutto quello che vogliamo, ruscelli, che ne so, cioè, fiori, piante, fili d'erba, ecco, qualunque cosa. Perché Dio vuole che tutta la creazione, allora, quelli intelligenti avrebbero dovuto farlo da se stessi, custodendo il dono della divina volontà, ma noi siamo anche, tra virgolette, sotto questo punto di vista, virgolettato, sacerdoti, perché questa è un'operazione di stampo sacerdotale, no? Tutti quanti per il battesimo sappiamo di avere il sacerdozio comune, quindi nessuna meraviglia per questo, ma quel fiore che è tanto bello, quel fiore è tanto bello, ma non sa di esserlo, perché non c'ha come noi l'intelligenza e la volontà. Quindi, e chi gli dice, chi gli ridà al Signore la gloria per quella cosa tanto bella? Siccome quella cosa tanto bella l'ha fatta per noi, non l'ha fatta soltanto per il fiore in se stesso, allora io sono obbligato quando vedo un fiore, cioè, capite? Cioè, siamo tutti quanti liberi, ma di per sé io sono obbligato perché. Un fiore, un bellissimo, cioè i fiori poi sono variegati, un conto sono quelli di pianura, un conto sono quelli di montagna, a 1800-2000 metri, si vedono dei fiori che crescono in mezzo al freddo, cioè se uno li fissa, cioè, li guarda con attenzione, sono bellissimi, sono dei piccoli prodigi. E chi gli dice grazie a Dio? E gli rende la gloria che si manifesta in quel fiore, per la sua bellezza, per i colori che ha. I colori che ha la natura, per quanto oggi abbiamo il Full HD, abbiamo il 4K, abbiamo gli schermi OLED, tutto quello che ci pare, e ci avviciniamo, ma alla perfezione di un colore assolutamente naturale, la perfezione di un colore assolutamente naturale, perché l'ha fatto lui. Quindi noi ci avviciniamo molto con una super tecnologia, no? Però non perfettamente. E che gli dice a Dio? Grazie, gli dà la gloria infinita per quel capolavoro che è quel fiore lì o quella specie di albero, no? Per esempio sono ignorante su questo, delle specie di alberi non ci capisco proprio niente, non so riconoscere, cioè, nemmeno una quercia da un pioppo, purtroppo, perché sarebbe una delle tante cose belle, insomma, un pino lo so riconoscere perché da piccolo papà comprava gli alberi di Natale, quindi so come è fatto un pino, però pur non sapendo dare un nome alle specie, se uno va in un bosco e si dà un'occhiata intorno, vede che gli alberi sono diversi, non sono tutti uguali, sono tutti alberi, ma le specie sono tantissime, sono. E chi gli rende a Dio la lode e la gloria per tutto questo? Ed ecco perché Gesù prorompe in questo grido, cioè che gli applica a lui una parte del Magnificat, cioè una parte che la Madonna disse di sé, tutte le generazioni mi diranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, ha spiegato la potenza del suo braccio, no? E cosa dice qui Gesù a Luisa? Beata tu sei, tutte le generazioni ti chiameranno beata, il mio braccio farà opera di potenza in te, perché mi farai riscuotere da tutte le generazioni quella gloria che mi nega. Questo gesto è molto più importante di quello che noi pensiamo. Perché questa è una delle operazioni tipiche nella vita. E più si moltiplicano queste cose, più la vita della divina volontà si radica. A proposito di alberi, no? Gli alberi che hanno certe radici profondissime, che se si sradica un albero si porta via 50 metri quadrati di terreno, specialmente gli alberi secolari, perché hanno delle radicioni potentissime, profondissime. Allora, più moltiplico questi atti, più la vita della divina volontà si radica in me e cresce, e cresce, e cresce, e cresce, e cresce. Crescendo, tutta la nostra persona si divinizza, tutti quanti i nostri atti si divinizzano e scende nel nostro cuore il riverbero di quella che è la vita della divina volontà. Qui Gesù parla della luce, quindi quella chiarezza mentale, quella semplicità di discernimento. Quella grande calma, quella grande pace, quella grande gioia, tutti quanti gli effetti che derivano dallo stare al riverbero continuo di questa cosa. È bellissima anche l'immagine del riverbero, no? Chi sta ancora al mare, guardi bene il riverbero del sole nell'acqua. Quando
quanto è bello, no? Quanto è pericoloso quando si va in giro per barche e per pedalò, cose di questo genere, perché non c'è soltanto il sole diretto che ti abbronza, c'è anche il riverbero dell'acqua che per certi aspetti è ancora più potente del sole diretto, no? Ecco, quindi ecco, si tragga sempre da tutto, insomma, materia per in questo scorcio, diciamo, di estate. Sia per chi sta al mare, sia per chi sta ai monti, ecco, materia per elevarsi a comprendere anche i prodigi del divin volere. Ecco, questa operazione di sostituirsi a tutti nella divina volontà per ridare a tutte le creature, animate o inanimate, per ridare a Dio quella gloria che gli è dovuta nel senso che abbiamo spiegato, ecco, che presuppone gli antecedenti di cui ho parlato all'inizio della meditazione, poi ripeto questi discorsi. Possono essere approfonditi ulteriormente attraverso le fonti che ho prima citato. Questo è un compito, un'operazione fondamentale, che poi deve diventare anche ordinaria, perché sappiamo che nella divina volontà, quando vediamo qualcosa di storto, che non funziona, immediatamente occorre riparare nella divina volontà, quindi non soltanto compiendo degli atti di riparazione, ma anche portando la divina volontà in quella persona che ha sbagliato, perché attraverso la sua pressione santa e dolce, sempre rispettosa della libertà, ma comunque pressione, possa farla ravvedere e rendere conto di quello che sta facendo. E al tempo stesso noi possiamo riparare, rifacendo quell'atto balordo fatto da quella persona. E poi questo comunque rimane per quelli che sono più bravi e più generosi, anche compiere degli atti personali, di riparazione, da offrire sempre nella divina volontà, perché il loro valore diventa infinito, ma che completano, diciamo così, ecco, questa tensione che chi vive nel divin volere ha, perché rapito e mosso, ecco, nel suo agire dal desiderio supremo della gloria di Dio. Che è la quintessenza della santità. Essere santi significa imparare a fare tutto e solo per la massima gloria di Dio e per la salvezza delle anime. Bene, Santa Vergine Maria, anche oggi abbiamo rispolverato, insomma, o approfondito, se vogliamo, un aspetto fondamentale di quella che è la vita nella divina volontà, di quella che è stata la tua vita sulla terra. Tu massimamente, quello perfettissimamente hai fatto tutte quante queste operazioni, anche perché insieme alla fusione con la divina volontà tu potevi prendere anche dalla perfezione assoluta di ogni tua azione compiuta nel divino volere, che era una incessante, ecco, attestazione di gloria e di riparazione infinita all'Altissimo. Ecco, tu aiutaci a lavorare su entrambi, anche a noi, su entrambi questi fronti, insomma, ecco. Nella divina volontà possiamo operare perfettissimamente, perché è soltanto un atto interiore da cui poi forza dipende dalla potenza della divina volontà. Ecco, invece per quanto riguarda la gloria che anche i nostri atti devono dare a Dio, ecco, abbiamo sempre bisogno della tua intercessione e del tuo aiuto, perché possiamo sempre tendere, sempre più e sempre meglio, a quella grande perfezione a cui Dio comunque e tutti ci chiama. Siate perfetti come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti. Ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat, Ave Maria.